Parliamo di scuole a Pescara, scuola dell'infanzia, scuola primaria e scuole medie, perché da ieri, dal 1 febbraio fino al prossimo 14 sono 5 gli istituti chiusi proprio a causa di alcuni contagi, tante le persone in quarantena sia per quel che riguarda gli alunni ma anche il personale docente e non docente. Naturalmente per gli alunni ci sarà la didattica a distanza, quindi le lezioni continueranno in questo modo. Ma noi, per avere una fotografia più esatta di quanto sta succedendo in queste ore, siamo andati a porre alcune domande al sindaco di Pescara, Carlo Masci, e allora io direi che possiamo salutarci anche qui mandando l'intervista, quindi prego la regia di mandare l'intervista effettuata poco fa al sindaco Masci. Sindaco Carlo Masci, rispetto a ieri ci sono delle novità da segnalare per quel che riguarda l'eventuale chiusura di qualche altra scuola? Sì, in questo momento abbiamo altre 4 classi chiuse alla scuola media Tinozzi perché avevamo casi di contagio per gli alunni. La scuola però rimane aperta per le altre classi? La scuola rimane regolarmente aperta, abbiamo chiuse alcune scuole che sono la Mazzini, la Rossetti, la Croce, la Illuminati e la Codignola, oltre 2000 ragazzi in quarantena, però dall'8 febbraio cominceremo con i tamponi anche nelle scuole medie dopo aver fatto le scuole superiori, quindi faremo circa 4000 alunni e 2000 tra personale ATA ed insegnanti. In ogni caso riapriremo anche il punto tamponi alla stazione di Porta Nuova sabato e domenica, quindi chi vorrà potrà prenotarsi nella piattaforma del comune, come già è successo nei giorni scorsi, per avere questo servizio ulteriore, perché vogliamo controllare tutti quelli che vogliono essere controllati per avere un quadro completo del contagio in città. Uno screening a tappeto, sentendo un po' i dirigenti scolastici ma anche magari qualche genitore, qual è il clima che si respira? Sono preoccupati? Ma il clima è un clima di preoccupazione, perché purtroppo questo coronavirus è subdolo, colpisce tutti, qualcuno viene colpito in maniera pesante e quindi è preoccupante la questione. Il contatto nelle scuole è un contatto quasi naturale, anche se le prescrizioni anti-Covid vengono rispettate, evidentemente c'è comunque il contagio che si espande e noi cerchiamo di contrastarlo in tutti i modi, sia con un controllo continuo ma anche raccomandando, come al solito, mascherina, pulizia e distanziamento, perché queste prescrizioni sono alla base di una tutela complessiva. L'ultima, sindaco, vi risulta che ci sono delle scuole superiori chiuse? In questo momento non ci sono scuole superiori chiuse, c'è un misto tra presenza e didattica a distanza. Speriamo che non ci siano ulteriori casi di contagi nelle scuole, perché altrimenti la situazione dovrà essere rivista in maniera puntuale.